E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare l'unboxing di Pokémon Sole e nel frattempo, prima di fare l'unboxing, vi dico anche i risultati del sondaggio fatto lunedì su Pokémon Sole e Luna. È venuto fuori che nel mio canale il 40% delle persone che hanno risposto al sondaggio compreranno Pokémon Luna e il 60% Pokémon Sole. Il 95% sono maschi e il 5% femmine. L'età media di chi videogioca ai Pokémon nel mio canale è 16 anni. Tra gli starter il più scelto è Litten con il 50% delle persone che lo prenderanno. Viene subito dopo di lui Rowlet con il 27% e infine Popplio con il 23%. Tra i leggendari il più popolare è Solgaleo con il 47% di preferenze. Subito dopo di lui Lunala e Tobu Koko che hanno entrambi il 24% e infine Marshadow con il 5%. Tra le forme di Zygarde invece la più bella, quella che mi piace di più, è la forma 100%, che è la preferita del 66% delle persone che hanno partecipato al sondaggio. Subito dopo la forma 10% al 27% e infine la forma al 50% con una percentuale di preferenza del 7%. Ok ragazzi, andiamo subito ad aprire adesso la confezione di Pokémon Sole. Eccola qua, la Steelbox, perché se le cose si fanno per bene, cioè per 5 euro in più valeva la pena di prendere questa, anche perché i giochi di Pokémon escono una volta ogni 4 anni, quindi non è una spesa enorme. Quindi andiamo subito ad aprirlo. Diamo un'occhiata al contenuto. Dunque, qua è vuoto logicamente. La Steelbox, che è fantastica, diciamo, cosa da dire, è meravigliosa, soprattutto dietro, troppo bella, meravigliosa, anche se non galeo mi piace tantissimo, comunque la Steelbox è fatta da Dio, meravigliosa. E dopodiché il gioco, che ora andiamo ad aprire. Voilà. Ed eccolo qui aperto. Vediamo cosa c'è dentro. C'è il gioco ovviamente, Pokémon Sun, neanche in italiano, Sun. E poi questa roba qui che è la pubblicità. L'espansione del GGGGG, vabbè, è una roba che non me ne frega niente. Nintendo e Shop a Free Demo, sì, grazie a ciò che ho giocato. Cos'è questo? Questo è altre pubblicità, credo. Altre pubblicità. E infine il manuale del 3DS che è lì in fondo. Vediamo se nella Steelbox c'è qualcosa, ma non credo che ci sia. C'è una Steelbox e basta. Anche dentro è fantastica, con la regione di Alola si vedono tutte e quattro le isole tagliate, ma comunque si vedono, quindi sono all'interno e guardo che all'esterno. Fantastico. E oltretutto mi hanno dato anche questo simpatico diarietto di Pokémon gratuito, bello, perché io sono arrivato 10 minuti prima dei miei amici al GameStop, perché l'ho preso al GameStop, arrivano loro, mi potete dare anche a me il diario di Rotom? Oh, mi dispiace, è finito. Quindi questo qui era uno degli ultimi, quindi ora probabilmente mi odiano, ma lo farei anch'io. Andiamo ad aprirla con l'unghia malefica. Con i denti! Puh! Ci sono, ho messo mezz'ora, eccolo qua. Per quanto inutile è bellissimo comunque. Poi il rosso è il mio colore preferito, quindi vediamo cosa c'è dentro. È vuoto, tranne per una pagina in cui c'è la regione di Alola, la userò come mappa 3D questa. E poi andando avanti, non credo che ci sia. Oh, attenzione! C'è Rowlet, Litten e infine Popplio. C'è altra roba? No. Però è comunque bellissimo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso sia così vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!